saluto a tutti gli utenti da Emilia Senzale, questa volta ai microfoni di Napoli Village per la rubrica Linea Azzurra Gol abbiamo Franco Casagrande, consigliere comunale Sant'Anastasia, ma soprattutto un grande tifoso del Napoli. Un saluto a te, Franco. Buonasera a tutti voi, un caloroso abbraccio a tutti gli utenti e particolarmente a tutti i grandi tifosi del Napoli. Allora Franco, io andrei insomma a parlare di quello che è stato l'ultimo successo del Napoli, il 2-0 contro l'Inter in Coppa Italia. Che ne pensi di questa Coppa Italia azzurra? Secondo te il Napoli potrà davvero riuscire a innalzare questa Coppa oppure no? Sì, il Napoli ha tutte le prerogative per vincere la Coppa Italia, perché ha dimostrato che contro le grandi squadre è una squadra molto attrezzata che ha un gioco fantastico. Contro le piccole si va un po' in difficoltà, però con l'Inter ha dimostrato di essere una squadra degna di vincere anche la Coppa Italia. Dico anche la Coppa Italia perché le mie aspettative potranno essere anche quelle di vincere la Coppa dei Campioni, perché il Napoli ha dimostrato, non se l'aspettava. Oggi Napoli dovrà incontrare il Chelsea e sicuramente vincerà per andare ancora avanti anche in Coppa dei Campioni. In Coppa Italia il Siena una volta ha potuto contrastare il Napoli, la seconda volta il Napoli sicuramente farà un solo boccone di questa squadra. E invece nel campionato italiano, intendo in Serie A, che ne pensi insomma di come è andato l'andamento? Non tutti i tifosi sono contenti, potevamo avere secondo molti tifosi azzurri più punti contro le squadre cosiddette piccole. Sì, ci sono stati errori non voglio dire di presunzione, ma convinti che si scendeva in campo e si vinceva. Le piccole hanno dimostrato come si mette in difficoltà il Napoli, specialmente sulle fasce laterali, dove veramente contro queste squadrette ci voleva un modulo diverso. Non sta a me dare lezioni tattiche, perché Mazzari è un grande allenatore, però ogni tanto dovrebbe rivedere alcune cose, specialmente sulle fasce o nella difesa. Giocare con la difesa a 3 non è sempre sopportabile, però può portare una difesa a 4 e rendere più partecipe il centrocampo. Franco, non sei il primo che fa notare che Mazzarri potrebbe schierare in modo diverso i ragazzi in campo. A questo punto allora mi preme chiederti una curiosità, tu come faresti scendere insomma in campo il Napoli? Quale sarebbe la tua squadra ideale azzurra da questo punto di vista? Che consigli ti senti di dare all'allenatore Mazzarri? Sicuramente può darsi che qualcuno dopo mi odierà, ma io la prima cosa toglierei un po' Cannavaro dalla squadra. Cannavaro ha dimostrato, è un grande difensore, però non piace il suo modo di gioco, quello che non marca, non niente, e molti gol sono venuti proprio dai suoi errori. Io farei giocare Britos, farei giocare Fernandez, gente che sono stati acquistati e ancora oggi non hanno spazio del tutto, mentre stiamo vedendo che Campagnaro ha una stanchezza esagerata e Cannavaro è altrettanto la stessa cosa, che non va. Al mio punto di vista deve cambiare la difesa. E invece Franco, volevo chiederti, che ne pensi dell'acquisto invernale del Napoli? Stiamo parlando del 22enne cileno Vargas, il neoattaccante azzurro Vargas. Non ha potuto dimostrare molto il suo valore in maglia azzurra per il momento, ma volevo sapere tu che ne pensi in proposito. Allora, se Vargas è quello che abbiamo visto su internet, è un grande giocatore, però una cosa vederlo in Cile è una cosa vedere giocare in Italia, perché il gioco italiano è il grande esame per i giocatori, per coloro che veramente sanno giocare a calcio. Chi gioca bene in Italia può giocare tranquillamente in tutto il mondo,
Vargas dovrà dimostrare il suo vero valore, però fino adesso non ha avuto questo spazio enorme da far sì che dimostrasse tutto il suo valore. Me lo auguro quanto prima di vederlo nel suo vero ruolo e di dare anche lui un apporto al finale di campionato, perché sono convinto che Vargas è qualcuno che sa giocare a pallone. Un'altra domanda, Franco: è nata sul web una grandissima polemica per le ultime dichiarazioni del presidente Aurelio De Laurentiis, dichiarazioni che sono state interpretate da molti come una sorta di affronto a quelle che è la scalata verso il successo, la scalata azzurra verso il successo in Europa e in Italia. Volevo sapere, tu come interpreti queste ultime dichiarazioni della Redis? Sei anche tu d'accordo con la polemica nata sul web e non solo, insomma, da tutti i tifosi azzurri, o la pensi in maniera differente? Ma io la prima cosa è rispettare il ruolo. Il presidente ha una visione tutta sua e l'ha dimostrato anche con gli acquisti. Lui mira ad acquisti limitati, spendere tanti soldi non è, fa parte della sua cultura questo. È un imprenditore che guarda soprattutto al guadagno, mettiamocelo bene in testa questa cosa, non rimetterà mai soldi dalla sua tasca. E molti giocatori che sono stati acquistati è per la grande dimostrazione che ha guardato in tasca quanti soldi poteva spendere. Mi auguro che la sua politica sia una politica che andrà molto avanti, così sarà per tutti gli altri presidenti, perché bisogna dare anche un freno a molte società che spendono soldi e ingaggi pazzeschi, dove oggi in un periodo dove l'Europa è in recessione totale non ci possiamo permettere di affrontare simili situazioni. Un'ultima domanda, Franco, guardiamo al futuro. C'è la prima partita di andata, del girone di andata della Serie A. Ritroviamo il Genoa e noi col Genoa abbiamo il gemellaggio più antico d'Italia. Un tuo pronostico per questa partita? Io guardo sempre avanti. Il Napoli merita ancora di vincere, però non umiliare il Genoa come l'altra volta. Vincere, però non credo che vinceremo di nuovo 6-0, sarà difficile, quando mi ricordo il risultato, però sarà difficile, ma vincerà lo stesso il Napoli. Ok, grazie mille a Franco Casagrande, consigliere comunale Sant'Anastasia, e come ha ben dimostrato un grande tifoso del Napoli. Un saluto a te, Franco. Grazie a tutti voi per avermi concesso questo spazio, un saluto di nuovo a tutti gli utenti e grilliamo tutti insieme Forza Napoli, che è per un futuro veramente bellissimo come negli anni di Maradona. Da Emilia Senzale per Napoli Village.